Allora ragazzi, aspettate un attimo, so che sono in live, ma ogni volta devo cambiare il titolo, cioè il titolo, la categoria. Peccato che non ho dei mod che lo possano fare al posto mio, ma va bene, va bene, va bene, va bene. Allora, ragazzi, siamo in live. Siamo in live. Vabbè, oltre che dopo parliamo dopo. Allora, ragazzi, siamo in live. Noi continuiamo la nostra avventura su Scribblenauts, cazzo, riesco più a parlare. Ok. Vediamo un po', vediamo un po'. Comunque, oh, ci sta, il cappello e le cuffie. Schiacci, mi gustano. Ok, vediamo. Wifi, addirittura. Allora, raga, ma qui non credo che l'abbiamo fatto, no? Fattoria, non ho idea, raga, vabbè. Allora, so, ragazzi, che alcune cose non le abbiamo fatte, ne sono... Certo, qui ci siamo, sì, ci siamo andati. Allora, io direi, dobbiamo andare avanti, giusto? Parco dei dinosauri. Quello vogliamo fare, raga. Mamma mia, raga, ma sono tantissimi. Sono veramente tanti. Allora, facciamo, beh, andiamo così, mano a mano. Cerchiamo di essere anche veloci, così almeno. Allora, abbiamo andato al parco dei sauri. Sauri, ok. Ok, e siamo qui. Allora, ho perso il mio pterodattilo viola. Puoi ritrovarmelo? Raga, ma io non vedo qualcosa di viola, ma... Ah, è là sopra. Ok, allora facciamo subito Roberto Volante. Ah, ragazzi, per chi non lo sapesse, ho cambiato avatar, cioè l'ho modificato. Ok. Tieni. Molto facile. Fatto. Ora, raga, ma... Oh. No. Aiuto, fai qualcosa affinché lo pterodattilo mi lasci andare. Ruba. Buono. Pterodattilo buono. Proviamo. Credo sia riuscito. Beh, non era difficile. Qui c'è una... Io non riesco a passare sotto. Allora, dai ai Velociraptor qualcosa da mangiare. Le piante, penso. Insalata. Prova a fare insalata. Insalata. Non credo, che... Ma... Ma il problema è che... Ok, su questi... no, l'erba mangiavano, penso. Erba. Cioè, pensa, non è su... Erba. Raga, ma non va. Vabbè, andiamo avanti, che sennò diventa sempre una cosa lunghissima. Sempre gola secca, sempre. Allora, vediamo un po'. Vogliamo giocare con un dinosauro che non ci mangi. Un dinosauro buono. Devo aprire quest'uovo. Per clonare un dinosauro, l'ambra deve contenere qualcosa che succhi sangue. Allora, per clonare un dinosauro, l'ambra, che non so cosa sia, deve contenere qualcosa che succhi sangue. Vampiro. Boh. Vampiresco, ah, sono diventato un vampiro. Figo, è figa sta roba. Non devo fare buono, però fa sempre buono. Beh,
Bene, morto il tizio. Questa pecora non ingannerà nessuno. Aiutala a trovare posto nella mostra. Ma fa così. Ok, falso Sauro. Poi. La scena mi si è bloccata in gola, fammi starnutire per sputarla fuori. Che facilissimo. Cioè, dovrebbe essere facile. Mamma mia, che mostro. Ma questo è un vampiro. Oh, shit. Vabbè, iniziamo a fare questa qui. Possiamo ricostruirlo, ok, vai. Questo T-Rex è in brutta condizione, usa il blocco appunto per renderlo meccanico, comincia dandogli una nuova coda. Ok, lo facciamo così, così almeno vedete il tutto. Allora, devo dargli la coda. Però ha detto... Dove sono malato? Robotico. Non so se funziona. Ho bisogno di qualcosa con cui... Ah, coda, vabbè. Ma scusa, non c'era già la coda? Io non... vabbè, mi faccio domande. Coda. Non va. Ok, la dovevo dare lui, ok. L'operazione è andata bene, ora il T-Rex ha bisogno di una nuova fonte di energia per gestire questi miglioramenti. Fonte di energia... generatore elettrico. No. Perché non va? Non era generatore, scusa. Ah, forse... Ah, ho sbagliato a scrivere. Ok, facile. È l'ora dell'operazione finale, dobbiamo sostituire la bocca del T-Rex, dai qualcosa di affilato per masticare il cibo. È l'ora dell'operazione... La gomma. No, ho sbagliato, madonna. Gomma. Non va. Aspetta, non ho capito. Scusa, scusa. È qualcosa di acuminato. Acumino. Posso... Ah, raga, voglio provare a fare una roba. Ok, mi sa che non ci ho capito niente. Non è qualcosa di acuminato. E che cos'è, raga, acuminato? Io non so nemmeno che vuol dire sta parola. Vabbè, aspettiamo un indizio. Acuminato, raga, vi giuro, non so che cos'è. Acuminato. Zero. Zero proprio. No, perché non si... Ok, raga, vi devo dare un pugno. No, raga, non ne ho idea. Ho bisogno che... Tagliare... raga, non leggo. C'ho la mia web davanti. Vabbè, ho bisogno di qualcosa che posso utilizzare per tagliare o strappare. Proviamo di nuovo a fare così. Che è andato. L'operazione è stata un successo. Ho detto che... Ha bisogno di qualcosa di fluido per correre, dai qualcosa per alimentare il cuore. È la pompa. Ah. Per alimentare il cuore.
Vabbè, elettricità, penso, ma non funziona. Però proviamo. Ma non mi esce nemmeno. Il generatore dov'è? Non ho idea, ragazzi, cioè veramente. Ho bisogno di qualcosa per alimentare il nuovo cuore. Alimentare il nuovo cuore, che è l'elettricità, raga, corrente, proviamo, corrente, corrente funzionava se non erro. Corrente. Vai. No, raga, mi serve l'indizio. No, vi giuro, non ho proprio idea. Dammi un tipo di carburante liquido. Ah, benzina. Ok. Però, raga, mamma mia. Allora, se vedete che all'improvviso ho sonno, raga, non ci fate caso. Ieri ho fatto le 5 guardando i Game Awards. Ma io, ragazzi, non l'ho guardato per vedere chi vinceva, perché a me, sincero, me ne frutta proprio un cazzo. Sono stato lì perché volevo vedere il nuovo Crash e se annunciavano uno Sly 5. Ma vabbè, ormai ci ho perso le speranze. Prima o poi lo faranno, sono sicuro, però mi sa che ci vorrà tempo. Purtroppo, Sly 5, il mio carissimo Sly. Questa farfalla provoca un disastro nel futuro. Trova una soluzione prima che sia troppo tardi. Come? Io provo sempre a fare così perché Zelda funziona. Non ha funzionato, raga. Cioè, scusa, non ho capito che devo fare. Se devo entrare nella macchina. Aspettate, raga, devo capire. Questa farfalla provoca un disastro nel futuro. Ok. Trova una soluzione prima che sia troppo tardi. Ah. È brutto però, tipo. Ok, ha funzionato, meno male. Easy. Easy, lemon squeezy, aia. Ah, scusa, non era buono. Vabbè, eliminiamolo. Ok, raga, ma io voglio capire se posso scendere sotto. Allora, lui diceva, cioè, sta parte qua del gioco. Dice, dai, ai Velociraptor qualcosa da mangiare. Raga, ma questi non sono i Velociraptor, scusatemi. I Velociraptor non sono. Quelli non sono i Velociraptor. Già su quelli robotici, se non erro. Oh, la farfalla si è incazzata. Qui c'è un altro Velociraptor. È questo il Velociraptor, raga. È questo. Cioè, credo, qualcosa da mangiare. È l'erba, raga, che ne so io. Erbaccia. Se la inculo di striscio. Erbaccia. Boh. Aspettate, appena esce provo. Sì, raga, ma non spawnano. Oh, eccolo. Ma non va, raga. Ma
Ma non è qui, raga, non è qui. Il Velociraptor. Stanno là dietro. Ci sono riuscito. Let's go. Ok. Cioè, vabbè, facciamo un attimo lui. Allosauro in fuga, ok, quindi c'è qualcosa che si è scappando. Vediamo un po'. Allora, io però vorrei vedere se ci sta qualcosa a livello di videogiochi, però secondo me sì. Un dinosauro è fuggito, creo qualcosa che possa aiutare a trovarlo. Cioè, stranamente non funziona. Puoi rintracciare, rintracciare. Un'idea. Cioè, per rintracciare un dinosauro penso ci voglia. Cioè, tipo devi trovare i passi. Ma aspettiamo un suggerimento. Mi sembra strano. E poi lo vedo pure. Non è che posso. Ce lo vedo, raga. Crea qualcuno che caccia. Cacciatore? Cacciatore, penso. Ok. Strano, vabbè, il cacciatore non trova alcuna traccia di dinosauro. Dai, uno strumento per aiutarlo. Ok, qualcosa nella gabbia, si bruma. C'è manco la gabbia. Ok, ma la gabbia è questa, scusa. Ok, ci sono riuscito. Si finge morto. Si finge male. Dinosauro ignorato all'esca, ora il cacciatore nei guai. Dai al guardiano dello zoo qualcosa per attirare l'attenzione sul dinosauro. Il guardiano dello zoo. Ok, qualcosa a lui devo dare. Carignano non esiste. Interessante. Non so se si chiama così, no. No. Ok, sono io. Scusa. Dammi qualcosa per attrarre l'attenzione del dinosauro. Proviamo con la carne allora. Non ho idea, ragazzi. Ok, di nuovo la carne, funziona sempre. Il dinosauro sembra molto stanco di aver corso così tanto, trovo un modo per farlo addormentare. Bello come l'ha preso! Cioè l'ha preso tipo così, tutto attorcigliato. Mi sa che abbiamo finito. Let's go. Finish. Ok, ora bisogna fare, mi sa, l'ultimo. Forse qui l'abbiamo completato di tutti, sapete? Manca l'ultimo, credo. Continuo. Questo qui qua sopra, mi sa. Abbiamo fatti tutti, credo. Però mi manca questo. Credo, che mi manchi solo questo. Allora, aiutami a insegnare ai plesiosauri a fare canestro. È facile. Cioè, penso che sia facile. Quello di palla 3, palla 13. Ok, mamma mia, che mira di merda. No, raga, ma non l'abbiamo finito. Mi sa che manca qualcos'altro perché da come ho notato, di solito quando si finisce un livello esce scritto tipo livello completato, quindi non abbiamo completato, ci manca qualcosa. Credo
vediamo un po' se riusciamo a capire cosa. No, raga, ma è completo. No, l'abbiamo completato, raga, non vedo nulla. Anzi, possiamo fare così. No, scusate. No, raga, mi dice. Ah, ho capito perché, raga, aspettate. Resetta, sì. Tanto i salvataggi penso stiano ancora qui. Perché uno è morto, ecco perché. Il fatto del. Sì, raga, ma sono morti più di uno, però. È morto questo, è morto pure un altro. Mi sa che è morto qualcuno qui. Ecco perché. Perché era. C'è stato il vampiro. E allora impedisce a Rex di cacciare i dinosauri. Chi è Rex? Si bruma, se mi dici. Ah, impedisce a Rex di cacciare. Fascio. Ecco qua. Fascio. Ora qui io, ragazzi, vi giuro, non ho capito. Però vedo che lui ha la siringa in mano, quindi. Per clonare un dinosauro, se. Ah, ok. Semplice. No! Resettiamo il livello. Ho failato, raga, ho spento. Cioè, ho failato, ho sbagliato. Vabbè, comunque c'ha la siringa in mano. Meno male che non c'ha più l'arco. Vabbè, semplice. No. No, raga, sto facendo. Sai che sto sbagliando. Riempi. Fatto, 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 fatto. No, raga, non. Vabbè, come ho detto io, però non sta andando perché mi sa che ho sbattuto l'uovo. Vabbè, allora, facciamo con cerchio, facciamo prima. Allora, cerchio. Ruba. Riempi. Ecco qua. Fatto. Abbiamo finito. No, raga, mi diceva che mi manca un altro. No, è completato. No, è completato. 10 di 10. Buono, questo l'abbiamo completato tutto. La perfezione. Ora, questo che cos'è? Rovine di Ellissi. Ok, proviamo. Benvenuto a Rovine di Ellissi. Questa è la prima, allora. Questa pianta carnivora può curare molte malattie, ma non riesco a farla crescere. Sai che ho sbagliato a scrivere? Ok. Ora, oh, raga, ma ce l'ha in mano l'annaffiatoio. Ah! No, perché non va, scusatemi. Questo non è fertilizzante. Boh. Acqua. Non ho idea, ragazzi. Cioè, se non funziona con quello, serve solo un miracolo, mi sa. Ah, no, aspettate, raga, aspettate. Forse potrebbe funzionare. Cellulare, vabbè. Non funziona. Sta busta non serve a niente. Che non posso fare assolutamente niente con questa busta in mano. Non lo so, ragazzi. Non ho idea. Che mi dice questa pianta carnivora può curare molte malattie. Vabbè, questo non ci serve. Ma non riesco a farla crescere. E non riesco a farla crescere, quindi c'è bisogno dell'acqua. Però fa acqua. Vediamo se posso inserirlo nell'annaffiatoio. No, funziona. Non ho idea, ragazzi. Vabbè, andiamo avanti. Formiche. Il nostro leader è morto. Creano uno nuovo. Formicari. Allora, formica
formica regina. Formica russa. Non c'è regina. C'è re. No. Non ho idea, raga, il nostro leader è morto, creano un uovo. E che ne so io? Formica. Boh. Ragno. Boh, prova a fare ragno, ma non ha senso. No, porca c***a. No, ragazzi, li sta a magnà. No, raga, non ho idea. Non ne ho proprio idea. Per te è rimasto solo uno vivo. O due. Non ne ho idea, vabbè, raga, iniziamo a fare questo. Interagisci. Equipaggio la com comitiva. Ok, vai. Secondo me devo fare una bevuta. Aspettate un attimo. Prepara gli avventurieri per una ricerca epica. Dal guerriero un'arma. Vabbè, questo è facile, dai. Aspettate, faccio così così vedete meglio. Beh, solito, raga, questo è molto easy. Lui chi è? Robin Hood. Al brigante piace stare fuori dalla mischia. Dai un'arma. Vabbè, fa sciarco. Anche se più all'ultima era meglio l'arco, però vabbè. Maga. Da secondo un maestro, dai un'arma che permette di... Bacchetta. Facile. E lei? Ah, healer. Pozioni. Healer. Vabbè, mi sembra abbastanza. Mi sembrano i giochi comuni. Pozioni. Facile. Raga, mi faccio un attimo una bevuta, che se non muoio. Minchia. Ok. Sono morti. È rimasto solo la tizia che... Vabbè, ma li cura. Healing. Carino però. Ma che cazzo? Ma chi... Ma nessuno vi ha dato i bazooka. Ah, vabbè, ovviamente. Il loot. Soldi, spade. È carino come idea. Cioè, questa è, raga. Interessante. È stato molto facile. Ma però la cosa bella, quando lui balla, gli altri si fermano. Ok. Ok, vabbè, quello della formica, raga. Beh, per ora, stand by. Allora, questo è un piccione. Sono cose insignificanti. Aggiungo un aggettivo affinché possa integrarmi. Non so se vola, sapete? Perché lo vedo che sta fermo. Mettiamo volante. Non va. Funzionato. Buah, raga, ma l'ho fatto diventare una bestia. Vabbè. Dammi qualcosa per studiare questi scimpanzé. Studiare. 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 Proviamo fotocamera, ma non penso funzioni. No, videocamera, ma non penso funzioni, però proviamo.
Invece ha funzionato. Giù vedo roba. Vabbè. Che dobbiamo scendere, ragazzi. Ragazzi. Sì, raga, ma vedo. Ah, è lì, mi sa. Che vedo che sotto si scende, ma non so come si scende, penso di qua. Sì. Allora. Aiutami a trovare le ossa di cristallo di. Ah. Aspettate, l'ho trovato però. Raga, dobbiamo mettere un aggettivo al personaggio che è lento. Facciamo velocissimo. Facciamo prima, raga, che sennò non la finiamo più. Ne ho visto anche un altro di là. Consegno. Ok. Finito? No, manca un altro, raga. Purtroppo non riesco a vedere. Raga, non riesco molto a vedere. Ok. Ok, ora ci riesco. Ma che devo fare qui? Ah. Aiuto, non riesco a schivare questi dardi. Ma con cosa li sta sparando? Non ho idea, ragazzi, cioè. Però do un coniglietto che non ha senso, sinceramente. Coniglietto d'oro. Ma lo posso prendere? No. Sì, raga, ma a me il gioco diceva che mancava un ultimo pezzo, mi sa. Sì, raga, ma non so come fermare la tizia. Cioè, perché qua dice, se riesco. Aiuto. Non riesco a schivare questi dardi. Scudo. Sono riuscito. Sì, raga, ma mancano dei pezzi. Che io non vedo. Ma siamo sicuri? Eh sì, raga. Sono sicuro, sì. Non ti dice cosa manca? Aiutami a trovare le ossa di cristallo. Raga, ma io non. Cioè. Ah, eccola, eccola! Raga, chi lo vedeva? No, fine. No, raga, dice che manca l'osso. Ma è lungo. Ah, no, no, ok, abbiamo finito. Ok, raga, qui mancano alcuni, penso, due. No, uno solo manca. Raga, ma non ho idea. Cioè, posso provarci, ma. Questa pianta carnivora può curare molte malattie. Carnivora. Ma non riesco a farla. Ah, carnivora, raga, gli devo da. Prova a dargli la carne. È carnivora. Non funziona. Ha funzionato. Ho finito. Mostro. No. No, raga, non ho finito. No, c'è la formichina. Vuole qualcosa di più grosso. Non dire la prima che prenda me. Più grosso, carne cruda enorme. E dagliela, bravo. Ok. Quella della formica, raga, io non ho idea. Leader. Formica leader, formica leader, formica leader. Leader. Formica lì. Ma non va, ragazzi, cazzo. Formica regina, ma non va. No, non va, non ci sta. Ma scusa, non si chiama formica regina, tipo. Allora, il nostro leader è morto. Creane uno nuovo.
proviamo a fare così. Non ha senso. No, non lo so, ragazzi, vi giuro, non ho idea. Cioè, io so che si chiama formica regina, tipo. Allora, formica legionaria, mietitrice rossa, tagliafoglie del miele di fuoco, del miele. Mietitrice? Legionaria? No, ragazzi, abbiamo. No, porco demonio. Sto per morire. Facciamo così. Cioè, se non va ora. Ok, raga, poi ci pensiamo, che sennò diventa impossibile. Cascate di anafora. Ok, andiamo qui. Raga, mi sta vibrando un botto il cellulare, vabbè, mi interessa un cazzo. Aspetta, oh, però aspettate, c'era. Questo potrebbe interessarmi, aspettate. Ah no, me ne frega un cazzo. Allora, andiamo qui. Ora, raga, sarò velocissimo. Ok, allora. Iniziamo, non sento raggi del sole vicino al fiume, crea qualcosa per farmi abbronzare. Qualcosa per farmi abbronzare? Non sento raggi del sole, ma il sole lo posso creare. Facilissimo. Che cazzo è successo? È morto. Vabbè. C'è la ranocchia. Metti qualcosa tra questi ceppi per aiutarmi ad attraversare. Ponte, ma non penso funzioni, però proviamo. Ponte di legno. Vai. Let's go, invece ha funzionato. Ma qui sotto? Immaginavo, vabbè. Oh, è morta. Damigella morta, per favore, riuniscimi al mio amore. Riuniscimi. Riuniscimi. Vabbè, potevo anche ammazzare lui. Vabbè, non so se funzionava, sapete? Aiutami a riprendere la navigazione. Facilissimo. Scherzavo. Pensavo si potesse rimpicciolire. Crea un nuovo oggetto. Grosso masso. Non lo so, raga, perché. Prova a fare. Ah, ok, prova a fare così. Ma sempre bloccato rimane. Spenta, affondato, spenta. No, what the. Ah, monta. Facilissimo, fatemi fa. Easy. Smonta. Ora ci sono i piragna. Che non mi fa. Ah, ok. Siamo piragna vegetariani. Che si mangia? Questa è bella. Alghe. È l'unica cosa penso che si possa mangiare. Ok. Erbaccia. Che sta assurdo. Pianta? Che so io, raga. I pesci non se li mangiano, ovviamente. Pianta. Ma che pianta esce l'albero? Foglie. Raga, sto provando di tutto. Ovviamente sono animali. No, non ne ho idea, sinceramente. Se rimuovo l'aggettivo, che succede? Dovrebbe essere più vegetariano.
Ma non funziona. Prova a dargli la carne, vediamo che succede. Sono curioso, è una prova. Non va, vabbè. Facciamo un attimo questo. Vai. No, raga, questi qui un po' dove ci penso un po' di più, magari poi li faremo. Quest'uomo sogna di essere un pescatore. Per prima cosa vestilo in modo appropriato. Ok. Abiti pescatore. Raga, non ho idea. Secondo, uniforme da pescatore? Da marinaio? Eh sì, perché da... non mi esce. Proviamo da marinaio. Non va. Raccogli. Porcaccia la miseria. Come faccio a dargli i miei vestiti? Non va. Non lo so, raga, un... aiutami a vestirmi da pescatore. Sì, raga, ma prova a scrivere pescatore. Ma non penso funzioni. Pescatore. Pescatore persona, professionista. Ah, è giusto, pure... raga, ma non mi rimane il nome. Mantello, penso. Come si chiama? Mantellina? No. Non funziona, infatti. Non lo so, raga, cioè... Beh, aspettiamo, 14 secondi, mi sembra un po' strano però. Aspettate, faccio così, almeno vediamo meglio. Ok, pensavo che vada bene così. È meglio, comunque è bello. Beh, la cosa bella è che io mi vedo sempre, cioè. Vabbè, aspettiamo, penso ora. Ecco. Il sole mi sta bruciando la testa. Cappello. Ma non è che lo devo vestire piano piano, raga. Cappello. Ok. Cappello, camicia. Non c'è camicia. Ma mettiamo questo, vediamo se va. Non va. Che è successo? Boh. No, non mi fate domande, raga. Non mi fate domande. Poi deve prendere un pesce. Dai un oggetto, vabbè, facile. No, raga, cioè, mi è venuto un lapsus, mi sono scordato. Come cazzo si chiama la... Ah, Madonna. Cioè, la cosa più semplice del mondo, almeno nel termine. Raga, non sto scherzando. Cioè, veramente mi è... No, mi sa che so... È l'amo. No, ma non è l'amo che gli devo dare. Aspettate un attimo. Ah, ha funzionato. Ma non era l'amo che ti devo dare. La canna da pesca, ecco, mo' mi è venuto. Ah, raga, giù, un lapsus. Vermicelli, vai. Ma i vermicelli, raga, sono quelli che si mangiano... Vabbè, facciamo sta, dai. Pensavo che i vermicelli erano quelli piccoli, invece è il cibo, la pasta. Vermicelli. Che? È ora di catturare il pesce arcobaleno, ha davvero un sapore variegato. Ok. Mi piace mangiare cibo colorato. Cibo colorato? Aspetta, non so. Io ho buttato i vermicelli in acqua. Se faccio così.
Qualcosa di... aspettate, proviamo a fare così. Funzionato. No, non ha funzionato. Scusa, mi piace mangiare il cibo colorato. T'ho dato il... Boh, vabbè, io voglio provare una stronzata. Boh, cioccolata funziona, non ha senso. Ecca la Madonna. Cattura uno squalo di cioccolato, dagli la cena. Che c'è per cena? Ragazzi, ma è uno squalo di cioccolato, cioè. Squalo di cioccolato. Pensando, boh, riproviamo vermicelli, cioccolato, no, riproviamo cioccolato colorato. Funziona sempre la cioccolata, assurdo. Vabbè, potevo fare pure tre cose diverse, ma vabbè, sti cazzi. Tanto basta che completiamo i livelli. Uppole. Ok, insegnagli pescare. Continua. Allora, sotto c'è il piragna. Ah, è perché non sono riuscito a fare quella parte, ok. What? Cos'è sta roba? Torcia Tiki. Il tesoro apparirà quando si accenderanno le lanterne. Le lanterne? Raga, scusatemi un attimo. Raccogli. Ok, ho filato, non dovevo farlo, va bene. Vabbè, poi ci ritorneremo, raga, non vi preoccupate. Per ora facciamo questi qui che sono più semplici, sembra. Voglio ballare, ma ci vorrebbe un ritmo da seguire. Facilissimo, facilissimo. Cioè, penso che sia questo. Danza della pioggia. Aiutami a fare una foto a questo abitante del posto. Che facile. What the fuck? Vabbè, l'ha fatto. Il gorilla. Solo i gorilla possono far parte del nostro branco e tu non lo sei. Tu dici? Tu dici? Non so se funziona, eh. Vabbè, raga, questi sono i residui di ieri. Chiaramente, raga, ieri ho fatto proprio tardi, mamma mia, le 5. Beh, gli devo dare il pennello. Aiutami ad esercitarmi con la pittura. Oh, era scontato. Ok. Facile. Penso che qui abbiamo finito. Ah no, si entra. No, questo ce l'abbiamo fatto. Ok, facciamo solo questo della scimmia, poi faremo gli altri in futuro. Crea un amico umano per ogni scimmia. Ok, vai. Questo è l'ultimo, poi andiamo avanti. Ogni scimmia ha un hobby. Crea un amico che abbia gusti simili per ogni scimmia. Comincia creando qualcuno per la scimmia che ama la musica. Un attimo, riesco a leggerlo da qui. Voglio un amico musicista. Chitarrista. Mago. Secondo me qualcuno così. Vabbè, mago. Mago, facilissimo. Cos'è sto rumore? Let's go.
Informatico. Penso, non so se funziona. Ci provo. Funzionato. Figo. Cappello da gallo, gallina. Aspettate. Ah, non è un altro, quello è l'altro. Vabbè, ho felato la canzone. Vabbè, andiamo avanti. Carta buia, vai, bevo un altro po', raga. Benvenuto a carta buia. Allora vedo Babbo Natale, il coniglio, un cavaliere, un militare, ma sono tutti in galera, tipo. Sì, raga, è una prigione. Aspetta, si chiama carta buia. Ah, deve essere gatta buia. Ok. Allora. Dammi qualcosa per mimetizzarmi nell'ambiente e permettermi di fuggire. Ok, c'ho un'idea, proviamo. È una reference. Dovrebbe funzionare. Ah, penso che molte persone abbiano capito. Devo qualcosa per mimetizzarmi nell'ambiente. Crociato invisibile. Ora, questo è bello lunghino, eh. Mamma, mi so tanti, è qui. Allora, allora, tutti super cattivi hanno un animale malefico, ne voglio uno. Cattivello. Ok. Ma quanti ne sono? Abbiamo bisogno di qualcuno che guardi queste televisioni tutto il giorno. Abbiamo bisogno di qualcuno che guardi queste televisioni tutto il giorno. Non lo so, ragazzi, qualcuno che guardi la televisione tutto il giorno. Operaio, ma non penso. Non penso. No, infatti. Prova a fare una stronzata. Lo sapevo, ragazzi, lo sapevo. C'è assurdo. Ok, allora vediamo lui. Voglio parlare a qualcuno che mi guidi lungo il giusto cammino. Cavaliere nero, voglio parlare a qualcuno che mi guidi. Però morri. Re. Dovrebbe funzionare. No, funziona. Non funziona. Voglio parlare a qualcuno che mi guidi lungo il cammino. Lungo il cammino. Dio. Che ne so io? Dio, però Dio. Non ho mai messo Dio. Proviamo. Ha funzionato. Bellissimo. Bello il cavaliere bianco. Allora. Questa è Robin Hood. Malvivente, no? Aiutami a colmare il divario tra me e la mia principessa. Il divario? Il divario? Beh, che ci vuole? Resettiamo. Ho filato. Ci sta. Allora. No, per me non posso più volare, oh cazzarola.
Vabbè, posso metterlo pure al femminile. Tanto non cambia niente. No, ti devo dare un aggettivo. Bah, le. Scala da poggiare. Non lo so, io potrei anche prenderla, ma non so. Ah no, aspetta, posso fare così. Facile. Ok, ora iniziamo con questi sotto, sottantini. Allora, partiamo da questo. Allora, no, questo si deve fare la cosa, quindi no, Nura. C'è la tizia, chef. Nascondi qualcosa nella torta per aiutare il mio amico a scavare un cunicolo attraverso le pareti della prigione. Io non penso entri nella torta, però proviamo, magari funziona. Funzionato, ci credo. Abbiamo sbloccato il personaggio. Cos'è il mio personaggio? Ok, fratello di Maxwell. Oh oh. Ok, no, il poliziotto non se ne sta fregando. Lei? Gnomo, mostrami qualcosa del cortile in cui sono sta. Mostrami qualcosa del cortile in cui sono stato rapito. Ragazzi, che vuol dire mostrami qualcosa del cortile in cui sono stato rapito? Prato, che ne so io, raga. No, non lo so, ragazzi, vi giuro, non ne ho idea. Coniglietto deprezzo, questo posto frena la mia creatività. Aiutami a dipingere quest'uovo. Pennello, un momento. Pennello. No, una certa raga mi si strizzano gli occhi. Mi dà un po' fastidio certe volte. Ok. Beh, andiamo avanti. Quello non ho idea, raga. Ma questo si fa. Sì. Vabbè. Vabbè, iniziamo a fare un attimo questo. Voglio una zanna di quel lupo mannaro. Una zanna? Ma la zanna? Aspettate, che cos'è? Il dente o l'unghia, la zanna? Troppo. Voglio una zanna. Vabbè, lo scopriamo subito che cos'è la zanna. È il dente, ok. Non va, perché? Licantropo. Prova a fare così, ma non so se funziona. Babbo Natale. Il cibo di questa regione non è adatto alla mia dieta. Vabbè, latte, ma pure i biscotti funzionano, vabbè. Ah, iniziamo a fare questi qui. Prendi lo Starite. Non so come si pronuncia nella torre. Vabbè, andiamo. Raga, il problema è che essendo che sto troppo attaccato alla TV, una certa mi iniziano a bruciare gli occhi. Cioè, l'occhio, che ne è uno solo. Quella è la cosa più strana. Non so tutti e due, è solo uno. Beh, metto così. Tanto
tanto lo stesso mi vedete. Completa la sfida per raggiungerlo. Vabbè, Starite o Starite, insomma, si chiama, comincia uscendo questa stanza, ok. Cioè, non sto capendo che devo fare. Porta blindata, ma questo che cos'è? Vabbè, facile. Si è notata una certa strizzo agli occhi, che mi dà fastidio. Beh, io non leggo nemmeno, tanto ho già capito. Qua come ci vado? Ah, ho capito, però non fa così. Ma raga, sono invisibile. Ma non ha molto senso. Ma vabbè, riproviamo. Caduti. Boh. Vabbè, ce l'ho fatta lo stesso. Il robot di guardia, mettiti in salvo rapidamente. Sì, raga, ma se mo divento invisibile, non dovrebbe vedermi. Mi ha sparato già. Facciamo una cosa, buttiamo l'estintore. No! Ok, sono riuscito. Può essere preso, prendilo. Guarda che è stato impossibile sto livello. Sto attrezzato di studio, ora manca del tempo per mettere cose a posto. Oh mio Dio. Com'è complicata questa parte? Ma... Piccolo. No, non posso aggiungere l'aggettivo tipo piccolo. Raga, io la chiave ce l'ho, ma la chiave la devo mettere forza lì. No. No! Che infame! Vabbè, è facile. Ma se non funziona mi incazzo, eh. Ma non si distrugge. Mi ha dato l'indizio. Metti la chiave nella porta chiusa a chiave. Bro. L'ho capito, ma adesso mi becco sta cosa addosso, muoio. Non lo so. Vabbè, vabbè, moriamo, che vi devo dire? Cioè, cazzo faccio? Grossa palla d'acciaio chiodata. No, raga, non c'è... Cioè, no. Dobbiamo a forza arrivare tutto da capo, raga. Non c'è manco vita. Allora, qui mattone. Qui l'estintore. No, raga, allora, buttiamo l'estintore per ora.
Prova a fare una cosa. Non mi ha preso, godo. E roba di guarda, mettiti in salvo rapidamente. Vabbè, ma dovrebbe essere facile. Per quale motivo? Vi spiego subito. Forse ho capito come finire questo livello. Il problema è che non va su di me. Ok, mamma mia, 3 anni. Non dovrebbe beccarmi. Ok. Qui anche so come fare, bene o male. Cioè, credo di saperlo, aspettate. Vabbè, mi sono preso un bel po' di danno, però. Ok, ora di uscire, premi l'interruttore, ok. No. No, raga, ma è impossibile. No, è difficile sta parte. Cioè, pareva più facile. Pure. Vabbè. Io per ora mi metto piccolissimo. No, perché? Mamma mia, che palle, perché ha fatto così? Ma non va. Piccoletto. Boh, piccolissimo. Ancora, madonna. Oh, a me. Niente, più di questo non va bene. Ciao, aperto. Di nuovo l'aggettivo, mio Dio. Ok. Ci siamo. Aspettate. No, come si fa, dai? Scudo. Bolla, 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 bolla. Proviamo, bolla. Bolla di ferro, bolla di ferro. Ma no, se non esce bolla di ferro, cioè. Bolla. Ferro. Bolla. Bolla ferroso. Niente. Ah, Madonna. Bolla ferrosa. Perché non va? Bolla grande, Madonna. Uffa. Bolla. L'aggettivo al cod. Madonna, ma bestemmia. Bolla. Grande. Gigante, gigante, gigante. Gigante. Bolla, gigante. Ferroso. Ma manco posso. Cioè, è inutile. Manz. Manz. Ah, vabbè. No, raga, deve essere velocissimo, così qua passiamo senza problemi. Boom, morto. Let's go. Ma no, raga, è impossibile sto livello, cioè, non ho proprio idea.
Allora, con calma, ragioniamo. Allora, qui ci vuole il mattone. Andiamo con calma, perché secondo me che mi sto incazzando, perciò riesco a fare un cazzo. Ok. Qui ci vuole l'estintore. Ma poi perché va tutto al contrario, raga? Ora, qui ragazzi, mi serve uno scudo. Non penso mi protegga, sinceramente. Proviamo. Scudo. Scudo. Antisommossa. Indistruttibile. Vabbè, ho preso due. Piccolo. Piccolissimo. Non ci sono diventato. Perché? Quadra non cosa. Piccoletto. Piccoletto. Aspetta, no, raga, sono morto. Sono morto, sono morto mille per mille. Vai. Io ho un'idea però. Devo provare a fare sta cosa. Tanto non può prendermi perché sto in un altro piano. Ti prego, salvami. No, non ci credo, raga. Non ci credo. Ma non ci credo che il buco nero non possa prendere quella palla. Cioè. Lo sto. Ok. Cioè il problema. Ah, con triangolo si piglia la. Ah! Non lo sapevo sta roba. Allora, il problema è che io non riesco. Scusa, non posso salire, tipo. Il problema è che non posso nemmeno dargli un aggettivo. Che dando l'aggettivo a quel coso, io cioè, potevo pure provare a. Come si dice? Cioè, io se faccio. Lo so che mi dà l'indizio. Metti la chiave nella porta. Allora, facciamo una cosa, aspettiamo. Ci deve dare comunque l'indizio. Ma il problema è che io ci muoio se tocco questo, capite? Allora, aspettate un attimo. Ovviamente non andrò a guardare come si fa sta parte, però che sarebbe stupido. Poi raga penso faremo solo questo e basta perché mi ha bloccato abbastanza sta parte. Aspetta al secondo piano e usa il ventilatore per spostare la grossa palla d'acciaio chiodata. Oh mio Dio, raga, che stupido. È vero, vai. È vero, raga, non ci ho pensato. Ok, questo era fattibile, dai, ci poteva arrivare. Perché sto scrivendo volante? Ventilatore. Bene. Vabbè,
No. Ma lo devo chiedere. Dove cazzo sta? Ok, ci siamo riusciti, raga, piango. Qui mo' un altro problema, che noi fin qua prima ci siamo arrivati. Mo' questo diventa elettrico. Mo' come cazzo si fa? Trovo un modo per uscire fuori. Piccolissimo. Devo però fare una cosa, raga. No, non lo posso fare. Non lo posso fare. Cioè, l'unica cosa che mi viene in mente è strisciare a terra, ma non posso farlo. Strisciare. No, non lo posso fare, raga. Vabbè, io aspetto se mi arriva all'inizio, però ci sto pensando, raga, ma non ho idea. Strisciare, ma Maxwell è troppo grande. Lo so, ma sono basso. No, raga, io, cioè, più piccolo di così non mi posso fare. Cioè, se metto piccolissimo non va. Capite qual è il problema? Aggiungi aggettivo, no? Io mo faccio. Anzi, glieli tolgo tutti gli aggettivi, va? Ok. Se ora faccio aggiungi aggettivo e faccio piccolissimo, non va. Nano, 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 nano. Non so se va. No, no. No, raga, no, mi colpisce. No, raga, mi colpisce, non voglio rischiare. Mi colpisce. Vediamo se ho indovinato, vediamo se era nano o era un'altra cosa, ma io vi dico, mi colpisce. Oppure, ragazzi, aspettate, volete vedere come ci arrivo? Non voglio leggere. Perché. Ah, rimuovi aggettivo devo fare, scusate. Non so se funziona, eh. No, ok. Io comunque ho messo nano e vediamo se va. Applica piccolo a Max. Raga, ma ce l'avevo piccolo prima. Boh. Ma nano è più basso, però. Raga, non va. Ma nano è più piccolo. No, raga, c'è qualcosa che non va. Aggiungi aggettivo. Cosa ha detto piccolo? Proviamo. No, no, ma non va. Non so, è scemo il gioco. Piccolo. Ha detto piccolo, eh? Mo' da leggere. Piccolo. Ma come passo? Gesù. Raga, io sono sincero, non ne ho idea. Cioè, raga, ho fatto quello che mi ha detto il gioco. Cioè, non. Applica piccolo a Maxwell, passa sotto la porta. Cioè, raga, ho applicato piccolo, non va. Cioè, è stupido il gioco, o sono stupido io, ma la sta. Cioè, io l'ho fatto. Prima che me lo dicesse lui. Non va niente. Cioè, era. Boh. Cosa abbassa? Cioè. Questo non fa niente. Questo salta. Niente. Vabbè, metto questo. Niente. Zoom indietro. Zoom avanti. Cioè. R3, L3. Boh. Non lo so. Che palle, Madonna. Mo tiro pure il telefono a terra. Abbiamo finito di fa. No, raga, non ho idea. Non ho proprio idea. Cioè, Roberto piccolo, vabbè. No, non lo so. Aspettate un attimo.
No, raga, non ci passo. Non so, c'è qualche tasto per strisciare? Ah, non lo so, ragazzi, non lo so. Aspettate. Più di questo, raga, non ho idea. Cioè, ho fatto quello come ha detto il gioco. Però fa piccolo, proprio in generale, si chiama piccolo, vediamo se mi dà qualcosa, ma non dovrebbe, cioè, non dovrebbe darmi nulla, piccolo. Che mi dà, cioè, piccolo pipistrello. Beh, l'ho fatto spawnare a random. Raga, non c'è, penso che ci siamo bloccati, che non c'è altro. Poi, vabbè, io sto live da solo, quindi manco nessuno mi può aiutare. Cioè, è proprio, proprio diretto, cioè, proprio onesto, non lo so. Cioè, Roberto Piccolo. Ne aggiungo un altro. Piccolo, piccolo. Non va, ovviamente. Piccolo. Non va. Cioè, no, piccolissimo. Ma piccolissimo manco va. Mio Dio. Deve essere una run facile, invece. Io riprovo l'ultima volta con piccolissimo, ma... Non va proprio, raga, piccolissimo non va proprio, cioè... No, raga, non lo so. Non lo so proprio qua, cioè... Non lo so. Oltre che mi hanno mandato un vocale, ma non posso ascoltare. Non lo so, raga, penso che ci fermiamo qui, che non lo so. Cioè, non voglio prendervi per il culo, ma non lo so proprio. Cioè, sono crepato in pratica. Aspetta, eliminiamo un attimo l'aggettivo che mi sa che merita tutta la vita. Ecco. Vedete, mi merita tutta la vita. Sì, raga, ma non è impossibile. Cioè, non posso fare nemmeno nulla qui. Porta blindato. Crea un nuovo oggetto. Non lo so, raga. Non... Cioè, io ho fatto come ha detto lui. Cioè, il gioco è stupido. Probabile. Io non posso fare niente. Ma l'elettricità come si spegne, raga? Proviamo a fare istintore, anche se vabbè l'istintore non serve, cioè quello serve per spegnere le fiamme, però proviamo raga, ormai ci ho perso le speranze, so che fa. Cioè, ovviamente non funziona, ci sta, è stupida come cosa, però. Acqua, no, l'acqua secondo me peggiora, però proviamo, no, la posso lanciare. Non ne ho idea di come fare questo livello di merda. Cioè, non posso fare niente. No, raga, niente, posso fare niente. Allora, raga, permettetemi di vedere su internet almeno questa, perché sennò, raga, non andiamo più avanti. Io vi giuro, mo sono ignorante, pensatela come volete, ma è infattibile sta parte. Cioè, almeno questa devo vedere, che cioè, è impossibile. Come si chiama sto livello? Non lo so. Aspettate. Che forse me lo dice su Google. No, raga, almeno questo lo devo vedere, che è veramente, cioè, impossibile. Vediamo, non vi muovete. Cioè, voglio capire. Voglio capire. Che poi non mi ricordo che parte è Dragon, no. No, no, perché io, beh, io non mi spoilerò tutto. Mi sto, cioè, voglio solo vedere questa parte. Che ho capito se ho sbagliato io. Action. Non è questo. Metro, no. È la prigione, dobbiamo trovare la prigione. The Pix, no?
No. Puzzle, no. Shoreline, no. 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 No, mi sa che sono andato troppo avanti, raga, perché no. Non è questo. No, raga, non lo trovo. Boh. Non lo so, raga, non. Ah, ma è Scribblenauts, non c'è scritto Unlimited, porca caccia. Ok, dicevo io. Ok. Castello, no? Il parco, no? Cascate, no? Penitenziario, eccolo qui. No, raga, devo vedere perché veramente, cioè, è infattibile. Ok, eccolo qua il penitenziario. Ok, no, questo ce l'abbiamo fatto. Ok. Ok, vabbè, questo l'ho fatto pure No, pure lui ha usato il buco nero, vedete, manco a lui funzionava. Ok. Ma lui c'è stato parecchio. Ok. Minchia, c'è stato un botto che fa sta parte. What the fuck? Ma è. Ma Teeny Flying. No, raga, Teeny Flying che vuol dire? Teeny Flying. What the fuck? Tipo fata, penso. Prova a fare una cosa. No, no raga, devo capire che cos'è Tini coso qua. Tini flying, che cazzo vuol dire Tini flying? Cioè. Piccolo volo, ma non può mai andare, raga, Tini flying. Cioè, mi state capendo? Piccolo. Ma non va, raga, non va, piccolo. Posso aggiungere? No, un piccolo. E volo. Raga, non va. Non va. Non va. Cioè. Secondo me non è volo, è un'altra cosa. Volante. Sbagliato. Vai. Ora, raga, qualcosa non va. Palese che qualcosa non va in questo cazzo di gioco. Cioè, io vi ripeto, non. Penitenziario, ok, andiamo su YouTube. Cioè, raga, è assurdo, è assurdo. Ok, andiamo qui. Ne hanno preso uno proprio a random. Anzi, no, mettiamolo in italiano. Nauts. Ok, vediamo. Ita. Eccolo qui, eccolo qui, eccolo qui. Ok, devo togliere gli annunci. Ok,
Raga, con tutto il bene, ma non è infattibile. Cioè. Ma lui è diventato piccolissimo. No, raga, veramente dovevo fare così. Cioè, quindi devo scrivere. Cioè, no, se funziona, cioè, è assurdo, eh. Vaffanculo. Cioè, devo fare minuscolo, non piccolo. Sì, ma a volte il gioco te lo dice, tipo, scrivi minuscolo. Cioè, vabbè. Trova un modo di attraversare la prigione. Attenzione ai potenziali pericolosi. Vabbè, raga, cioè, sono stupido, ma cioè, io ho pensato solo piccolo. Perché minuscolo alla fine per me è uguale a piccolo. Forse minuscolo è ancora più piccolo del piccolo. Quindi, vabbè. Mi sono splerato solo una cosa, ma ci sta. Volo, volante. Vabbè. Qui come si fa? Scusate. Posso creare un clone di USA? Non lo so, raga, perché. Fatemi vedere. Posso fare un clone? Perché da come ho capito si possono creare. Volante. Gigante. Gigante. Volante. Bro, mi devi dare una mano però. Aiutante. Aiutate, aiutato. Ah, cazzo di cane. Non lo so, raga. No, non ne ho idea. Mi ha dato un indizio. Premi il pulsante. Bro, ci era arrivato pure io 3 anni fa. Ma. Prova a fare così. Raga, scusate per la tosse, ma. Gola secca, purtroppo. Torre. No, non era torre, era il. Pa no, palo. Ma come si chiama, ragazzi? Colonna. Vediamo se va. Colonna gigante, così non ci faccio niente. Manco va. Lui non serve a un emerito cazzo. Cioè, sto tizio è inutile. Se puoi per favore sparire, niente, sparisce. Oh, vai. Inutile sei. Sto provando di tutto, raga. Gigante. Perché lo dai in mano a me? No. Non ne ho idea, raga. Un altro indizio. Usa un condotto per l'aria per soffiare sull'oggetto. Vabbè, quindi devo usare tutta roba. Giusto, giusto, giusto. Ignorante.
Condotto ha detto, condotto. Condotto. Tiro? Condotto, raga, ha detto. Cioè, uso un condotto per l'aria, per soffiare. Ma se uso il ventilatore, lo metto tutto. Ma non funziona il ventilatore, sapete? Che mi sa che non lo posso mettere come dico io. Venti. Ventosa. Ventosa. Ventilatore da soffitto. Ventilatore da soffitto. Oh. Ok. Potrebbe funzionare. Ma no, che non funziona, ragazzi. Non funziona un cazzo. Scusate, non dovrebbe funzionare lo stesso. Vai. Cioè, mo se non vai, assurdo. Ah, aspettate, però posso mettere qualcosa. Mostro, mostro, mostro. Un temporale con fulmini protegge la parte superiore della prigione. Attraversa il tetto. Beh, facile. Ma cagato. Cioè, fossero tutti così i livelli. Vai alla macchina del tempo, ma fai attenzione alle violente raffiche di vento. Questo è spunto. Ok, allora, innanzitutto. Ora. Facilissimo. Tutte le sfide sono state completate. Vai. Meno male che non mi devo fare tutto da capo. Aspettate, ce n'era un altro da fare. Lo voglio fare, cioè, proprio ora. Così me lo tolgo dalle pallette. Questo, facciamoci solo questo, raga, poi basta. Tragisce. Aiuta Max a evadere dalla prigione, vai. Sperando sia semplice, perché, raga, già, cioè, ci ho messo. No joke. Ci ho messo un'ora e 38. Vabbè, no, per fare tutto, però. Cioè, secondo me, no, 20 minuti. Cioè, li ho impiegati, secondo me. Maxwell deve scappare dalla prigione, dare alla guardia stanca un oggetto per sedersi e forse aprire la porta. Beh, semplice. Sedia. Cioè, ma invece. Allora, sapete cos'è? A me piace pure che magari gli indovinelli siano un po' complicati. Ci sta. Per una certa raga diventano proprio. Cioè, ti devi proprio sforzare. La guardia ha aperto la porta, ma fate sblocco il passaggio. Non si può aprire la porta senza una presenza fisica. In che senso? Non sto capendo, ragazzi, che devo fare? No, raga, mi sono perso, scusate, che devo fare? Ho bisogno di un corpo fisico. Il fantasma ha spaventato la. Ah, ha spaventato la porta e questa si è aperta. Un prigioniero implora un pasto abbondante. Dai qualcosa di sostanzioso. Facile, per ora. Thank you. Ok. Il prigioniero ha distrutto la porta. Un detenuto ha accettato di far passare Maxwell, ma ha bisogno di un travestimento per ingannare la telecamera. Un travestimento. Vabbè, semplice. Il prigioniero della truffa.
Perché prima l'ho letto che c'era uniforme. Casco. Facile. Gestire il sistema di sicurezza al lavoro solitario, programmatore, è qui da molto tempo. Gli manca il suo animaletto peluso. Dai, è il miglior amico dell'uomo. Il cane. Vabbè, pure il gatto si potrebbe fare, però diamo io il cane, ok. È più semplice da scrivere. Cane. Oh. Abbiamo finito, mi sa, eh. Alleluia. Raga, basta, basta per oggi. Ci vediamo direttamente la settimana prossima. Ok, allora. Ragazzi, nulla, io vi ringrazio per aver visto questa live. Allora, ragazzi, noi ci vediamo lunedì. E infatti, ragazzi, vedete, mi sono messo più a distanza. L'occhio non mi lacrima più, quindi sa pure un po' la distanza. Beh, ovviamente un 55 pollici, cioè, ci sono attaccato. Comunque, nulla, ragazzi, io vi ringrazio. Noi ci vediamo lunedì. Ovviamente queste live andranno tutte su YouTube. Quindi non vi preoccupate. Per quanto riguarda, ragazzi, le demo che sto portando su YouTube, già ne ho pubblicate due, quindi so che per un mesetto non ho pubblicato nulla, ragazzi, ma semplicemente troppe cose da fare. E quindi nulla. Per settimana prossima immagino altre due demo, quindi nulla, ragazzi. Io comunque vi invito a seguirmi anche su YouTube, dove comunque sono attivo. Cioè, ovviamente sono più attivo su Twitch, faccio lunedì fino al venerdì, però YouTube anche ci sto, quindi ragazzi nulla, io prima vi invito a seguirmi su YouTube, quindi punto esclamativo YouTube nel caso in chat vi apparirà il link, se no vabbè basta che entrate nel mio profilo di Twitch, sotto al nome sta YouTube, Instagram e Facebook, YouTube è stato a posto e pubblico anche degli shorts, quindi ci sta, ci sta. E nulla ragazzi, io vi ringrazio, noi ci vediamo lunedì sempre qui sul mio canale Twitch, su Scribblenauts, mi sono scordato come si chiama, fa ridere la cosa, Unlimited credo. E nulla ragazzi, noi ci vediamo lunedì, un bacio, un abbraccio e ciao a tutti.